scoppiato un enorme caso politico nel campo largo foggiano dopo l'intervista dell'attacco ai big del Movimento 5 Stelle, ovvero il coordinatore provinciale europarlamentare Mario Furore e l'assessora regionale Rosa Barone. Non rifaremmo la scelta del campo largo e non riteniamo ci siano le condizioni per replicarlo altrove, dalle provinciali di gennaio alle comunali di maggio. Hanno tuonato i due contiani PD e CONU, sono stati del tutto scorretti con noi. Lina Zarone, presidente del Consiglio, è la peggiore scelta che si potesse fare per Foggia. Riteniamo che la sindaca Maria Di Episcopo sia in buona fede, ma in malafede sono certamente nel PD e da loro non vogliamo più essere presi in giro. Affermazioni pesantissime perché arrivano da quel Movimento 5 Stelle che aveva scelto la candidata sindaca, la seconda forza della coalizione che è stata portata come esempio in tutta Italia dai leader nazionali Conte e Schlein, e il modello Foggia che appare già profondamente malato e lacerato al proprio interno. Ci fidiamo della sindaca, la nostra fiducia invece è pari a zero nei confronti degli alleati, ha sottolineato Furore, le cui dichiarazioni appaiono agli antipodi rispetto a quelle preferite in aula consiliare il 14 dicembre scorso dal consigliere comunale Giovanni Quarato nell'annunciare a sorpresa il sì del gruppo Movimento 5 Stelle in favore di Azzarone, Presidente del Consiglio. Ma è una questione squisitamente di natura tecnica. Noi riteniamo che, come più volte ribadito, alla difesa nel merito debba accompagnarsi anche il rispetto delle regole, delle norme processuali. Riteniamo che, con riferimento a quella vicenda, la iscrizione antecedente all'entrata in vigore della cosiddetta legge Bonafede inevitabilmente comporti la inutilizzabilità di parte delle intercettazioni. Si tratta di una questione che il Tribunale, con la solita attenzione e pacatezza, affronterà, e siamo convinti che questo sia soltanto uno dei tasselli che ovviamente compongono e comporranno il mosaico della difesa nell'interesse di Franco Landella. Oggi Luca Zariti il test era assente, quindi diciamo nella prossima udienza verrà ascoltato e poi che cosa si farà? Sarà ascoltato e poi il Tribunale individuerà una nuova data per la prosecuzione dell'istruttoria dibattimentale. Ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai commercianti foggiani la rettifica integrativa giunta nelle scorse ore rispetto alla prima versione pubblicata il 15 dicembre dell'ordinanza sindacale a firma della prima cittadina Maria d'Episcopo quanto a misure per la tutela dell'ordine e sicurezza pubblica nei giorni 24 e 31 dicembre 2023. Nel documento originario in cui si impartivano le direttive comunali per lo svolgimento della vigilia di Natale e del giorno di San Silvestro, ricorrenze in cui, come da tradizione, Foggia si riempie di fiumane di gente anche da fuori città, pareva infatti essere calata, in presunta discontinuità con il Natale a tratti troppo caotico dell'era Landella, una scure restrittiva in perfetto stile draconiano con quei divieti, oltre che sulla vendita per asporto e il consumo all'aperto in qualsiasi contenitore di bevande alcoliche, pure circa l'allestimento e lo svolgimento all'aperto di qualsiasi forma di trattenimento danzante, musicale, diffusione sonora, ivi compresi i cosiddetti DJ set, ad eccezione delle tradizionali melodie natalizie di sottofondo diffuse all'interno degli esercizi pubblici e relative pertinenze, un passaggio che aveva fatto strabuzzare gli occhi ai tanti esercenti del centro cittadino e non solo, che di solito in simili occasioni investono sull'intrattenimento musicale live per fare incetta di clienti e guadagni sollecitati dalle festività natalizie. Increduli si erano detti anche i titolari delle attività che avevano già richiesto e ottenuto i permessi comunali per allestire DJ set all'aperto. La nota integrativa, preannunciata via social dalla stessa sindaca, è corsa ai ripari e ha modificato in termini più liberali i termini della questione. Nonostante ciò, per alcuni rappresentanti del commercio foggiano resta ferma la necessità di una migliore organizzazione amministrativa, senza troppi divieti ma con piani gestionali straordinari, più articolati, moderni ed efficienti, specie in termini di diffusione dei bagni chimici e raccolta straordinaria dei rifiuti in quei giorni di festa tradizionalmente così importanti per la vita socio-economica del capoluogo dauno. E c'è chi ora propone, per Natali futuri meno caotici, l'organizzazione di punti musica singoli per contrade e aree del commercio.
Nasce molti anni fa per volontà di portare l'arte terapia e i mezzi artistici in un contesto di riabilitazione psichiatrica. Non è ovviamente l'ultima moda, ha delle radici storiche molto antiche e noi l'abbiamo portato a Cerignola forse per la prima volta. C'è poesia, c'è pittura, c'è fotografia. Ognuno degli utenti ha espresso il proprio mondo interiore in maniera diversa. Lei in che modo è riuscita a coordinare tutte queste spinte? Allora, a me il compito di progettare, c'è cioè una ardua e lunga progettazione dietro ogni dispositivo arte terapeutico. Il dispositivo è proprio un processo ad hoc creato per gli utenti di casa famiglia e poi a loro la libertà di esprimersi. L'arte terapia è un'arte spontanea, espressiva, che dà visibilità a ciò che è generalmente invisibile ai nostri occhi, ovvero le emozioni, i sentimenti, ciò che risiede anche nel nostro inconscio.